Cimedi Radio Web, Cimedi Radio Web. Cimen Sound. Ogni martedì dalle 19 alle 20. Con le voci di Oscar. Donato. Francesca. Volevo dirti che siamo in diretta. He traveled to the USA to resurrect the recession-riddled dance floors of America with the big, long, pink, ding-dong penis. He could turn any bro down into a hoedown. He would turn any keg cup into legs up. He taught all nations and all peoples across all seas that in order to have the best dance party in the world, all you have to do is let's have a blast and remember this moment for the rest of our lives. Our lives. Our lives. Our lives. Tonight. 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 Cause the night's the night, am I right? Feels like a night for a party. My niche, so naughty. There's a knock on the door, it's the neighbors. Quick cock blocking, we're having a hoedown. You hoes down, don't let me pull my hose out. Cause it's big, long, pink, strong. I've been known to dance like all night long. Grab my hand, play this song. DJ, save my life, come on. Leave your fear back off the wall. Free your feet and pussy pop. If you don't have a pussy, pop a cock into a boot tie. To a boot time, yeah, yeah. And we danced, oh, and we cried, oh, and we laughed, oh, and had a really, really, really good time. Oh, take my hand, oh, let's have a blast, oh, and remember this moment for the rest of our lives. I am not going to stand on the wall. I will dance, I will dance, I will break that ass off. And I see you in the corner, corner looking so small, doing the robot like if I died tonight, at least I went hard. I will not give a damn who watches me. I will live, liberate the thoughts in me. I will be the disco ball freak and give my all to whatever girl's booty I'm freaking on. I'm not skeeting, nah, it's just freaking hot. Alright, I skeeted. I will not be a mannequin, no, the ego banish it. The roof's on fire, let's burn down the Vatican. I will moonwalk to Pluto in honor of Michael Jackson. In heaven he'll be saying that man is tired of dancing. Rip to the king, Michael Jackson. We learned it all from you. Dedicate this to the dance floor. Party out the sorrow till tomorrow morning happens. We pledge allegiance to the DJ. Put your hands up. And we danced, oh, and we cried, oh, and we laughed, oh, and had a really, really, really good time. Oh, take my hand, oh, let's
rest of all. You see me looking at you from that bar right over there, but your friends are huddled up and they are hating on a player. I just wanna dance with you, get on the back of you, tip tap the boots, extract the truth, dance with you, get on the back of you, dance. With you, I just wanna dance with you. Come in, go. I see you go. Get over it. I just wanna dance with you. I just wanna dance with you. I can boogie. E sono appunto le 7:20, incomincio con dare appunto una buonasera a tutti gli ascoltatori e ai ragazzi che sono in studio, quindi allo studio 1 di Cime di Radio Web. Sì, salutiamo Oscar. Io qui dall'altra parte dello studio ti rispondo, Nato, buonasera a te che mi farai compagnia in questa bellissima puntata. Oggi abbiamo due baldi giovani qui a fianco, abbiamo Roberto e Raffaele. Buonasera ragazzi, buonasera. Buonasera, buonasera. Che lì per lì diranno qualche parolina a proposito appunto a tutte le canzoni, in quanto i vostri suoni parte 2, per il semplice fatto che è una puntata richiesta. Oggi sono tutte puntate richieste. Ma dove ci possono seguire anche i nostri carissimi amici, Donny? Per chi ci volesse appunto seguire, contattare oppure fare anche parte appunto di questo grande gruppo, il sito è www.cimediradioweb.it. Cime di Radio Web, only good vibrations. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, fresh shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the four-track busting. Halfway across that city with the back crush it. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Here we go back, this is the moment. Tonight is the night, we'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Here we go. I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We rock. Time to go up, gone. Deuces, goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands. This is our party. We
came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. And we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. E questo era appunto Kendall Das di Macklemore. Sì, un altro infatti l'artista appunto della canzone di prima, che vorrei annunciare richiesta particolare di Angelo, richiesta che è stata fatta stamattina e che noi comunque l'abbiamo accettata, perché sì, di regola si dovrebbe fare almeno un giorno prima. Almeno un giorno, sì, infatti ricordiamo che l'appuntamento delle richieste sarà casuale, e soprattutto dovrete stare voi ascoltatori, essere un po' attenti quando fare la richiesta. Comunque noi le accettiamo comunque, ringraziamo anche tutti per le richieste che ci hanno fatto, sia in mattinata che sia in precedenza. Infatti anche il Baldo Giovane qui a mio fianco ha fatto una sua richiesta, che sarà anche in puntata. Tra l'altro dopo ce la commenterà un po', vedremo un po' come sarà questa notizia. Hai detto che non ti ricordi, te la faremo ricordare. Allora Castro, te la faremo ricordare. Va bene. In base alle due richieste, quindi alla doppietta di questo Macklemore di Angelo Russo e appunto Christian Spada, sì, che è stato anche nostro ospite, ricordiamolo, in un appuntamento di Cime in Sound, sì, con altri amici suoi, quindi nella sua cricca, vorrei leggere di questo artista, quindi soprattutto l'ultima canzone, in quanto è un estratto come terzo singolo dell'album The Heist il 16 agosto del 2011. Nel brano Macklemore duetta anche con la cantante attrice Susan Wetzel, che canta parte del ritornello insieme a Dalton. Il brano ha raggiunto la numero 1 nella Billboard Hot 100, ossia 100. Delle 100, yes, ossia nelle 100 canzoni più importanti, divenendo la seconda numero 1 di Macklemore negli Stati Uniti. Ha riscosso un ottimo successo mondiale, arrivando alla numero 1 in Australia. Il brano ha però raggiunto l'apice nel successo dell'estate 2013, e noi ne sappiamo qualcosa. Quanto successo per Macklemore in questi, soprattutto in questi periodi qui estate, soprattutto primo inverno, va? Sì, basta farsi un giro, diciamo, soprattutto nell'estate del 2013, in qualche bar, in più di qualche bar, c'era il suo ritornello mitico che in solda, sì, compare sempre quel video e quella canzone. Sì, infatti. Ah, ti vorrei chiedere una cosa. Abbiamo accennato al fatto che nello studio 1 di Cime Radio Web abbiamo salutato Oscar, mi sono salutato, ossia il co-speaker, ho salutato Raffaele e Roberto, ma non ho salutato una persona in particolare, sì, terza co-speaker di Cime Sound, ragazzi. Che oggi manca questa co-speaker, la parte, il gentil sesso manca oggi, sì, in questo mancava studio. Quella voce dal sotto, dal no? sotto, quella voce un po' dal basso dei suoi, perdonatemi, perdonatemi il termine, un po' rompipalle, un po', vabbè dai, scherziamo sempre. Comunque ti dirò, Donny, che la chiameremo in puntata per avere sue notizie, perché
non sappiamo che fine ha fatto. Tra l'altro parte anche una specie di gioco alla ricerca della cianfaglia, proprio si chiama. Questo è un gioco, ho preso spunto, c'è cioè un gioco che fanno a Lucca Comics, che l'ultimo giorno prima della chiusura parte la ricerca alla ricerca del, c'è il cognome del tipo, che lui in pratica corre e si nasconde, e tutto il Lucca Comics deve cercare di trovarlo. Chi lo trova vince un premio. Quindi cerchiamo Francesca, alzate tutti gli zerbini, tutte le sedie, apriamo tutti i libri e troviamola. E nascostiamo qualche cassaforte. Piccolissimo. Comunque, nel frattempo che siamo impegnati nella ricerca della cianfaglia, a parte il gioco, ti leggerò di un uomo che è malato di Parkinson, fa previsioni del tempo precise addirittura, basate su odori inesistenti. Questa è molto strana questa notizia. Un 64enne malato del morbo di Parkinson è al centro degli studi dei medici per la sua capacità insolita di fare precise previsioni del tempo, basate però su allucinazioni olfattive. Cioè, questa è la cosa strana di questo uomo qui, che infatti l'uomo, forse per la sua malattia, sente odori che semplicemente non ci sono. Si è però accorto che queste allucinazioni sono collegate all'andamento del meteo addirittura. Quando si avvicina un forte temporale, l'uomo inizia a sentire degli odori spesso cattivi, come uno che descrive escrementi di puzzolo alla cipolla, addirittura. Come si suol dire, tiempo da merda. Tiempo da merda, esatto. E che raggiunge appunto la massima intensità circa 3 ore prima del temporale. Secondo i medici, il suo caso è unico. Se sentirsi nelle ossa, il cambiamento meteo è anticipato da allucinazioni olfattive. I ricercatori della University of Michigan hanno rilevato che l'uomo ha una percezione ridotta degli odori veri e stanno cercando di capire il perché della strana condizione dell'uomo. Un'ipotesi è che le sue cellule nervose siano in qualche modo attivate erroneamente da variazioni della pressione dell'aria e dell'umidità. Quindi quante incognite nel corpo umano? Quante incognite nel corpo umano, esatto, perché addirittura la cosa strana di quest'uomo qui è che proprio dalle ossa, cioè lui sente l'odore nell'aria e poi fanno male le ossa, questa è la cosa strana. Sapevo più che altro di persone che associavano ad odori esistenti oppure a suoni delle sensazioni oppure dei piccoli avvenimenti della vita passata che gli rivenivano in mente con questi suoni. Esatto. Sì, venivano rievocati. Ma secondo te, Pamela, come farti la domanda, tu un giorno se diventerai come quest'uomo, mm-hmm, diciamo, il tuo ruolo nella società quale sarebbe? Non lo so, mi metto a fare il meteorologo. Il tipo meteorologo. TG2, mi chiamano, mi vengono i dolori alle ossa. domani piove! Infatti, tipo arrivare la vita in diretta a Casa Palanca, ma domani cosa succede in Italia? Mi vengono a intervistare, ma lei dolore alle ossa. Dolore alle ossa, niente. Vabbè, allora, visto mentre tu provi dolore alle ossa, io propongo di ascoltarci quest'altro pezzo di Neffa, un altro bellissimo pezzo di Neffa, che nel frattempo ci sono previsioni, noi, secondo me, meglio suonare ancora. 9-8 in musta, e va così. Vai fare Neffa e ci condici. 9 Yo. SM Click è solo un'altra hit sul beat. Va via così, tipo, cheat. Yo. Sei fatta allora per la funky run 3 e tuo guaglione in produzione con la fotta che è tipo calamita quando è snaps con i soci. Beats per la vita come dita per il tamagotchi. Mistico, logico, tonico, disco, pisco, gusto, incista. Apri pista con il freestyle e mo' lasciami fare, vi è più la musica che scivola giù. E zero pare si va a stare un tot meglio di così. Ma sherry, ballando la hit sul beat, stile chick to chick. È come gli chic di fix, le freak, basta un foglio e la bic. Immagini e suoni si fondono insieme in un mix. Uno come me, due per il mio guaglione ND, tre per Dimo, quattro per SM, vai così. È l'episodio di un cico che ritorna e afferma l'elemento ritmico del karma. Non fermarti mai, suona ancora, signor DJ. Tutto intorno puoi sentire il fan. Se non capisci le parole, energia sale dentro me. Ora sta suonando insieme a te. Se dici Elvis, io dico Miles Davis. Se dici spacca Jamiro qua, io dico spacca Sly. La base 50-50, la traccia del mio socio Andrea. Al Castellana giù in ballotta, bella lì, stili eclettici. Alienarmi con i tecnici. Una nazione sopra il buncia, si preannuncia la sigla del millennio che comincia. Io vorrei stare ancora un'ora, signor DJ.
problema, chica. Qui non è mai finita. 30.000 ore per la vita, tipa. Io saprei respirare il ritmo, signor DJ. È un'altra hit sul beat in stile chick to chick. SM click e va così. Non fermati mai. Vibre misteriose che do, stili che vi ho, che in una gen fanno gridare impustero, vero per davvero, numero zero, quando ero col flevo per la sclero. Lo dico e c'ero, ma porta solo un tot di stress. Questo è rendezvous con Chico Sniff Neff. Yo, puntuale come punte mess, extra finesse, la mia kermesse. Moba è bella da voler. Non fermarti mai, sono ancora signor DJ. Suona ancora Neffa nelle nostre, nei nostri auricolari o auricolori. Auricolori. Ti ricordi la parola auricolori come andava di moda? Tipo il primo anno a Ci Vedere di Web era molto ridicolo. Papà. Ricordiamo, questa è la richiesta di Tito. Anche sì, sì, richiesta di Tito, nostro ascoltatore assiduo, che ascolta. Ogni volta richiede una, un bel pezzo, diciamo, del sì, rap infatti, italiano. È vero, questa è la cosa che a me piace di Tito, che è molto svaria, ecco. Ci fa richieste rap e pop, tipo l'altra volta scorsa c'erano altri Fuggis, c'erano la volta scorsa le richieste, è molto bello. Comunque oggi la nostra chat è molto attiva qui su Spreaker. Per chi non lo sapesse, si può anche connettere su Spreaker e venire sulla seconda chat di Cimedia del Web, dove c'è un po' di movimento vario tra ragazzi, comunque che ringraziamo che ci ascoltano come sempre. Sì, e parlare con noi e affrontare anche di tutte le notizie che leggiamo. Esatto. Tra cui una che ti sto per leggere. Si tratta di un festival, questo un festival spagnolo. Ma ci consigli di andare, Donny? Beh, è un po' particolare, però per chi ha uno stomaco abbastanza duro potrebbe andare per esempio al Festival dei Topi Morti. Bellissimo. In giro per il mondo ci sono molte feste decisamente insolite. Ma salta all'occhio la festa di El Puig a nord di Valencia, che l'ultima domenica di gennaio di ogni anno ospita la ballata de Ratas. Ossia la ballata. La battaglia. La battaglia? Sì, infatti questo è un appuntamento per domenica prossima, quella che sta per venire. E quindi tutti quanti domenica prossima tutti al El Puig. El Puig, quindi a nord di Valencia, appunto alla battaglia dei topi morti. Tutto inizia con un gioco simile alla pentolaccia, in cui i partecipanti colpiscono dei contenitori con dei premi, solo che in molti casi al posto dei dolcetti piccoli regali ci sono dei topi morti. Quindi strana, anche a sorpresa. A questo punto i corpi dei topi vengono raccolti ed è tradizione utilizzarli per colpire qualcuno. E quando si è colpiti dal corpo di un topo morto, appunto, bisogna cercare di colpire colui che ti ha lanciato appunto questo topo. Ma tipicamente si sbaglia mira e parte una guerra di topi morti che coinvolge tutti i presenti. Ufficialmente la festa è stata bandita nel 2012, dunque
dopo lunghe proteste dalle associazioni animaliste, appunto per questi topi che uscivano da queste pentolacce. Ma si è svolto anche nel 2013 senza il supporto delle autorità locali. Gli organizzatori sottolineano che la festa è una tradizione secolare e che in ogni caso i topi non vengono certo uccisi appositamente per la festa, che si limitano invece a conservare i corpi congelati fino all'uso, fino al loro uso. Riuso, no? Per l'anno dopo. Sì, quindi li fanno trascorrere questi tre anni. Questi perché... tre anni. Bellissimo, tipo sì, perché i topi topo... stagionati, cos'è? Sì, un topo, devi sapere, campa oggettivamente per tre anni. Sì, tre anni vive lì. Veramente. Quindi la cosa bella è che questi tre anni se la vivono veramente molto in te. La vivono molto veloce rispetto, capito, alla loro vita. Ma chissà se fosse i ratti in un giorno qualunque lanceranno umani ai ratti stessi. Metti il caso inverso. Tutto può capitare. In un universo parallelo. O in un universo parallelo. Comunque... Succederà. Ci dice il casto che succederà. Ma casto, spiegami la tua mossa speciale con un ratto in mano, qual è? Io lo minaccio. Ah, ecco, ecco la parte la minacciata al ratto, secondo il casto. Comunque io vi consiglio, se non volete andare alla al festival dei topi morti, vi consiglio un altro grande festival, si chiama il Fatama Tihana, ovvero il ballo con il morto. Diciamo che è molto contenta sta. Molto contenta questa volta, sì. Allegra. Gli abitanti del Madagascar hanno una festa decisamente insolita per festeggiare la famiglia, il Fatima Hana. Si tratta di una celebrazione che avviene solitamente ogni 7 anni e che viene chiamata con un nome che si può tradurre come il giramento delle ossa. Proprio si chiama, viene proprio per parola tradotto, il giramento delle ossa. La celebrazione prevede che, a ritmo di musica festosa, vengano disseppelliti i morti che vengono coinvolti nella festa e poi vengono risseppelliti avvolti da nuovi sudari. Il Fatima Hana nasce dalla credenza che i morti raggiungano il luogo degli antenati, chissà dove sia, però. Solo dopo la piacevole attesa, innanzitutto cambiando periodicamente i lenzuoli che avvolgono i defunti. Tra l'altro... dunque, la Chiesa Cattolica però avrebbe smesso di osteggiare la tradizione dopo che viene considerata una celebrazione tradizionale più che religiosa. Ma far perdere la pilla alla festa è la crisi economica. Infatti, molte famiglie faticano a spendere soldi per acquistare nuovi sudari di seta per i defunti. Ma dove si trova questo? Questa festa questo è a Madagascar. Nel Madagascar, sì. Loro usano proprio questa festa, cioè di seppellire il morto, di cambiare il sudario, girare le ossa, cambiare il sudario e riseppellirlo. E nel frattempo si fa tutto a ritmo di musica perché rende piacevole il viaggio verso il luogo degli antenati. Facciamo invece, tradizione a Napoli, invece di fare appunto il memorandum, no, per quanto riguarda il morto, quindi tutta questa cosa molto depressa e molto come posso dire, Robby, veramente ti guardo e ho bisogno di termini, aiutami, diciamo come triste, cos'è, sì triste, ecco, grazie Roberto, grazie. Prego, ecco. Donny, prego, quando vuoi. Invece di tutta questa tristezza, a Napoli festeggiano, lo sai, fanno un grande cenone in compagnia dove tutti ridono e scherzano e si divertono. Nella tradizione napoletana, questo ovviamente viene trascurato. Sì, infatti diciamo generazioni. Che si festeggia perché si crede che il morto non voglia, diciamo, festeggiare, cioè non vuole che i propri parenti siano male della sua morte e di conseguenza si festeggia tutti assieme la morte, anche se sembra, diciamo, un po' controproducente. Cosa, però è carina secondo me questa, sì, cosa. È una cosa, diciamo, una tradizione come un'altra. Tra l'altro il casto divo qui al mio fianco si è accorto di un commento veramente bello di Francesca, tra l'altro nostra co-speaker. Cosa ci dice? Che schifio. Francesca? Sì, oh. Francesca dice che schifio, ci dice, del due festival. Meno male che non è venuto. Benaletti. Soprattutto perché qui, tra un po', dopo la puntata, parte la battaglia delle? Dei Ratas. Dei Ratas. Dei Ratas. Parte la battaglia dei Ratas. O le Ander. O delle Ander. Perfetto, ma nel frattempo vi consiglio, se proprio non volete partecipare a questi due festival, vi consiglio allora di partecipare al festival di Cime di Radio Web e venite qui, soprattutto a Cime in Sound, a proporre una vostra puntata, o se vi va la potete tranquillamente trascorrere con noi, con me, Donato e Francesca prossimamente, magari condurre una puntata con noi e vedere un po' come gira qui l'ambiente radio, l'ambiente Cime di Radio Web. Nel frattempo allora vi ricordo l'appuntamento di Cime in Sound, che va in onda ogni martedì dalle 19 alle 20, e questo appuntamento, che è sempre ricco di notizie e musica, ora lo continuiamo a portare avanti con i Foo Fighters. Best of You.
Questi erano i Foo Fighters con Best of You. Indimenticabile questa canzone, perché il meglio di te proprio sta ad indicare. Don, il tuo meglio, spiegamelo. Il mio meglio è la calma, come la calma. Molte persone sapranno. Ma apparente o... No, non è calma apparente, è proprio Donato che non si è fottuto un cazzo. È calmo. È calma. È calmezza, allora, va, facciamola così. So camomilla. So camomilla. Direbbe Francesca calmaggine. Calmaggine. Comunque, tra l'altro, tu rischi, Valanga, perché rischi che la Cianfaglia arrivi qui e faccia un attentato in studio, Addirittura. Cosa viene, a spazzare per terra? No, non lo so, ti ho detto, ti ha minacciato di morte. Comunque, nel frattempo, mentre qui ci sono battaglie di ratti e minacce di morte, tra l'altro Castiglia è stato mandato a minacciare, Voglio ricordarvi occhio. Che Best of You, dice occhio anche, ricordiamo. Occhio, che ti va nell'occhio. Ricordiamo che Best of You è un singolo del gruppo musicale statunitense Foo Fighters, è il primo estratto dal quinto album in studio In Your Honor. Venne pubblicato il 30 maggio 2005. Questa è la richiesta di Nico Don Vito del programma Chuck si ascolta, che va in onda ogni lunedì, a volte mercoledì, domani si va in onda domani, dalle 20 in poi. E ti devo dire di più, Oscar. Cosa succede qui in Italia, Donny? Spiegami. No, a parte quello, perché toccando Best of You e quindi Foo Fighters mi tocchi nel cuore. E quindi io vorrei dire che il cantante, quindi David Grohl, è nonché l'ex batterista del gruppo Nirvana. Davvero? Sì, un gruppo molto importante, soprattutto negli anni 90. Sì, ma ti ricordi di quando abbiamo parlato di Nirvana?
dei grunger nirvanesi quando Kurt Cobain muore all'età di 27 anni per quanto riguarda il gruppo dei 27. Quindi J27, yes. Facciamo proprio la puntata apposta. Ma qui tanta musica, io vorrei dare anche tante piccole situazioni, sì, chicche, piccoli concerti, informazioni, mi dice Roberto. Suggeriscono dalla regia. Sì, il labiale fa molto, per quanto riguarda tutti gli avvenimenti e piccoli concerti dei grandi gruppi che si terranno. Tra l'altro qui sento sospiri, anime che qui parlano, cioè... Sì, no, ormai è diventato un dettato dalla maestra Roberto Palanga. Presente. Il suggeritore, diciamo. No, ricordiamo piccole date per quanto riguarda piccoli tutti i concerti appunto nel territorio pugliese. Quindi Marlene Kunz il 7/02/2014 a Teatro di Gattatico, oppure il 15/02/2014 a Bologna, ossia all'Estragon. Molto importante per quanto riguarda tutti quei concertoni che fanno all'Extragon. Lo sapete? No, non lo sapevo, sai. È molto importante. Oppure gli ABBA. Chi si ricorda gli ABBA? Io li ricordo benissimo perché li ascolto ancora. Mamma mia, mi sembra. Sì, esatto. Sì, il gruppo molto importante. C'è una canzone bellissima, è Dancing Queen degli ABBA. Oppure Money, è bellissima. Che avranno appunto terranno un concerto a Brescia nonché a Palabanco il 24 gennaio 2014. I Truce Clan, quindi gruppo romano della situazione hip hop, ossia underground, il 25 sempre gennaio 2014 a Nonantola, Noiz Narcos, ossia Box Club. Attenzione perché qui abbiamo il Noiz Narcos. La situazione, cosa ci dici, Castro, con la voce di Narcos? Cosa devo dire? Come, cosa vuoi? Cosa vuoi ci dici? Non lo so. Non lo devo so. Parlare romano? Tra l'altro io voglio ricordare che noi abbiamo anche conosciuto un ragazzo, Palanga, rimembrarci questa gesta. Sì, un ragazzo che era, diciamo, cresciuto con Noiz Narcos, era uscito con lui a Roma. Ci ha detto che è un bel personaggio perché, diciamo, è molto, come si suol dire, ha cacciato via il ferro. Underground. No, questo ragazzo comunque principalmente era il fonico dei Truce Clan e successivamente per vari motivi si è dovuto allontanare appunto dai grandi Truce. Basta, Roberto, con questo fogliettino. Ho capito che lo vuoi insultare, però finiamola qua. C'è una grande diatriba tra Raffaele e Roberto, perché voi dovete sapere che oltre alla puntata io e Oscar dobbiamo fare le mamme, non i papà, le mamme. Vieni qui, mamma. Con Roberto Raffaele. Addirittura le mamme. Vabbè, tolto il fatto che Donato oggi si sta spingendo con i termini che non utilizza mai, ma proprio in una maniera assurda e surreale. Poi devo essere detto anche che mi fanno le mamme Oscar e Donato. Ma per piacere. Ti faremo crescere bene, va la suon di musica. Stiamo forviando troppo sull'argomento che dovremmo... Fermo, Robè, dai, hai visto? Allora, Oscar, io non allora, so che bimbo, fare, bimbo, veramente. Vai fuori, bimbo! Comunque, Michael Bublé, 27 gennaio 2014 ad Assago, Mediolanum Forum, Cristiano De André, il 30 gennaio 2014 a Mestre, Teatro Toniolo, Fabrizio Moro il 30/01 sia gennaio 2014 a Bologna Extragon e infine Max Pezzali l'8 febbraio 2014. È rimasto veramente male quando ha letto 02. Palasport Parini. Perfetto, quindi Palasport Giuseppe Parini era questo il G Parini. Comunque, voglio ricordarvi carissimi, o meglio voglio chiedervi a voi speaker, poi se vi va anche a voi carissimi ascoltatori di risponderci, quale secondo voi di questi concerti avrà più attenzione, ma soprattutto quale per voi è il migliore da andare a seguire? Ecco, questa è la domanda che vi pongo. Allora, guarda, se ti devo dire da un punto di vista musicale, ok... ci abbiamo un Max Pezzali reduce dagli 883, è giusto? Che ci può stare, ha fatto molte canzoni e molte partecipazioni con altri gruppi. Un buon Fabrizio Moro che riprende il suo tour ci può stare. Musicalità non lo escluderei. Sì, musicalità romana, bei testi, vorrei aggiungere. Un Cristiano De André, che è figlio di Fabrizio d'arte. De André. Che riprende appunto tutti gli album del padre, deceduto nel 1994, anno della mia nascita.
Cioè, è morto uno, ne sono nati 200 no, miliardi. È morto uno e ne è tornato sgrazzo, Donato. Vi vorrei Palanga. Dire che questo Cristiano De André avrà un... molti spettatori nei suoi concerti, lo sai? Beh, questo sì, perché diciamo riprende, vive sulle orme lasciate dal padre. Sì, sì, secondo me avrà molti incassi, soprattutto in questi concerti. Secondo me quello che sono tutti grandi artisti, però secondo me uno che verrà ascoltato diciamo un po' di più rispetto agli altri, anche Michael Bublé, che sulla scena non solo italiana, europea, anche mondiale, è uno dei più grandi artisti perché ha una bella voce, poi scrive dei testi diciamo sensati. Tra anche... l'altro Michael Bublé, scusami Roberto, tra l'altro Michael Bublé è stato presente in questo periodo con le canzoni di Natale, è stato molto sentito. Sì, diciamo che ha scritto anche un... cioè ha inciso anche un altro CD. Di Natale. Vidi un concerto, fece un concerto in America, non so dove, fece forse il record degli ascolti sia televisivi che tra l'altro quelli che parteciparono al concerto, perché ormai è un must a Natale Bublé. Sì, soprattutto nel Natale la sua classe predomina su tutti gli altri artisti. Diciamo la sua voce calda e diciamo avvolgente. Vabbè, ti fa passare le feste di Natale in un modo assai diverso. Ma è la sua voce calda. Per impostarla, diciamo che. No, invece... la sua voce impostata, capito? E invece secondo il nostro carissimo co-speaker qui a fianco, che oggi mi fa piacere di avere qui a fianco Raffaele in arte Castorivo, quale secondo te concerto deve essere seguito? Ah, io secondo me Michael Bublé, perché pure a me piace molto, mi piacciono molto le canzoni. Tipo un bubleato è lui, sì, capito? Tipo c'è il Marco Mengonizzato e lui è un Raffaele bubleato. Non mi ha sentito nessuno. Chiedo scudo allora, vivissimo, no, chiedo scudo. Non mi piace questa canzone. Ma anche guarda, io ti devo essere sincero, i Marlene Kunz sono molto importanti nella scena rock italiana. Sicuramente. Hai sentito cosa ci sono sentiti? Voi mi state sbagliando di sicuramente. Di cosa ti ricorda? Voi mi state sbagliando di sicuramente, Senza me. Andato ho visto. Andato ho visto. Allora quindi ci sono tutti questi eventi qui che si sono in Puglia, ricordiamo tra gennaio e febbraio. Verso fine gennaio e inizio febbraio ci sono questi eventi qui tra Brescia, Bologna, Nonanto, Lassago, Mestre. Insomma ci sono molti artisti da seguire. Qui però chiudiamo con l'appuntamento degli eventi, ma non chiudiamo mai con la musica, perché ora arriva la richiesta fatta di qui a fianco, del tipo qui a fianco, da Castodivo, ragazzi. Sì, sì, ci sono allora... When We Stand Together dei Nickelback. Volevo farlo presentare a lui però Ma non ce la fa, dai. One more depending on a prayer, yet we all look away. People pretending everywhere, it's just another day. There's bullets flying through the air, and they still carry on. We watch it happen over there, and then just turn. We must stand together.
solo su Cime solo di Radio, Cime solo di Radio, Cime di Radio, Cime di Radio. Ogni settimana dalle 19 alle 20, Oscar, Francesca e Donato vi conducono Cime in Sound, Cime in Sound, in Sound. Ogni settimana con la rotazione musicale, le richieste, l'ospite e la puntata a tema. Voi mi state sbagliando di sicuramente. Tradimento, mia madre debole di carne, mio padre debole di suo, sono stato concepito sopra un pavimento che la passione non sceglie mai dove sdraiarsi a far l'amore. Era d'estate ed il caldo era un tormento, lei per sollievo sedeva in ombra al bar, mentre la gonna le si alzava per il vento, lui all'altro tavolo fingevasi di leggere il giornale, tra un decreto legge, un ladro e un rapimento, si riposava gli occhi sulle gambe nude di mamma, tra un rigore ed una rissa in Parlamento, si distraeva sulle gambe compiacenti di mamma. Nell'avvicinamento e con una certa prevedibilità le chiede il solito banale aggiornamento sull'ora esatta, perché dice l'orologio non ce l'ha, ma dal Fossino capolina al segnatempo. Lei sorride, lui sorride, allora si capisce già che questo inizio merita approfondimento. Certi sorrisi non si scambiano con facilità, sono minuti ma il tempo passa lento, poche parole e già complicità. Non scomodiamo la parola sentimento, però attrazione vera e propria, quella sì, si può chiamare con un gesto facile di intendimento. Lui la invitava a visitare la toiletta in fondo al bar, ma qui mi fermo a quello che è successo dentro, lo prova inconfutabilmente chi la storia sta a cantare. La... Questa è Tradimentums, no braino, richiesta da Francesca che sta a casa e non sta con noi. Sì, infatti io voglio ricordare che a breve la chiameremo, ma nel frattempo vogliamo ricordare un po' cos'è questo nome Nickelback, Palanga, visto che tu sei pratico di questo. Diciamo che il fondatore di questo gruppo lavorava all'interno di un bar e il nome è nato dal fatto che al momento del pagamento si diceva take Nickelback, e da lì è nato il nome, giusto appunto, Nickelback in definitiva. La canzone, comunque, dato che mi trovo io, la commento io, è stata, diciamo, offerta da Castodivo, che ce la spiegherà. Cosa ti ricorda questa canzone, Castodivo? La tua sveglia? Sì, dove e quando? A Bari, al compleanno di Peppe, che salutiamo. Essendo la sua, una delle sue canzoni nuove e preferite, diciamo che porta con sé un sacco di ricordi di quei giorni. Devo dire che è stato un buon risveglio con questa canzone. Che momenti. Allora, vabbè, io qui vorrei chiamare appunto Francesca, visto che ci sta ascoltando, la chiami. Vediamo un po' se si sente. Facciamo un po' questa... Vediamo un po' cosa da dirci, soprattutto la nostra carissima co-speaker. Sì, nel durante vorrei precisare, quindi... Cime in Sound ogni martedì dalle 7 alle 8. Dalle 7 alle 8, ricordiamolo. Le richieste sempre un giorno prima della puntata. Attenzione, qui in attesa che ci risponda Francesca. Dai, lo so che stavi in chat. Lo so, anche perché tra l'altro abbiamo anche avvisata, quindi non ha scusanti. Quindi non può dire mi avete colta alla sprovvista. A meno che se non risponde la cacciamo completamente dallo studio, no? 3 informazioni, ecco, gratuita. 3 informazioni gratuita. È stata trasferita. Ecco, quindi qui non si merita più di venire nello studio uno di Cime di Radio Web, eh? Ma... pronto, buonasera, ditemi chi sei. Meno male che c'è sempre chi ci risponde. Senza me. No, comunque... cioè, se la sta tirando anche, ma guardala un po' a questa. E poi mi viene a fare anche le minacce che io ti uccido. Lei se ne sta a casa bella sul divano, spaparanzata a non far nulla. Tra l'altro non far nulla, questa è la cosa bella. Comunque,
Visto che ci troviamo qui, non ci fermiamo. La rima non è casuale. Francesca non ci ferma. Allora noi qui continuiamo a leggere un po' queste notizie strambe, che ce le divideremo un po' tra di noi. Allora facciamo così, vai, ce le leggiamo una ciascuna, va. Dunque, vi dico che elencheremo queste notizie un po' strambe. Leggiamo secondo l'Accademia Italiana Galateo, quella che va concludendo, sia stata un'estate all'insegna della maleducazione e del cattivo gusto, ricordiamolo. L'Accademia ha stilato l'elenco degli 8 più comuni forme di maleducazione degli italiani in vacanza, che spaziano dall'ammigliamento all'uso dei social network. Quindi c'è un po' questo sbagliato uso di tutte queste cose. Tipo, vediamo un po' le prime quali sono state. E quindi tanti modi sbagliati. Numero 1: le calzature sono davvero state una delle grandi pecche dell'estate. Attenzione, gli stivali in estate non si devono assolutamente usare, ragazzi, soprattutto sotto vestiti leggeri di seta o cotone. Stessa bocciatura per le infradito da spiaggia indossate in città. Quindi attenzione, Oscar, che tu ne sai qualcosa. Io le indosso molto raramente, purtroppo, perché a volte l'estate è meglio tipo stare essere liberi proprio. Perché devi capire che possono essere comode per camminare sulla sabbia e per uscire dalla doccia. Questa è la loro funzione primaria. Diciamo un secondo, l'altro punto dolente sono stati gli occhiali da sole. Il loro nome già lo dice, devono essere usati quando c'è il sole. In definitiva, quando ci si presenta, quando si parla con qualcuno, soprattutto mai di notte, neanche per reggere i capelli. Le montature eccessive, lasciatele le soubrette. Diciamo che gli occhiali da sole, anche per quanto riguarda la psicologia, quando si parla con qualcuno non vanno mai utilizzati, perché è sintomo di non essere sinceri nel quel che si dice. Quindi bisogna togliere e guardare negli occhi diciamo con la persona con cui stiamo parlando. Io non li uso mai, gli occhiali da sole. Senti, Castodio, per piacere. Allora, no, perché nel momento in cui uno dice una falsità, l'occhio viene deviato. Tende a sviarsi. Sì, tende a sviarsi, è vero. Allora, parliamo di Facebook. Facebook è ormai parte della nostra quotidianità, ma deve essere usato con garbo. Pubblicare cibi o piatti cucinati è sempre di cattivo gusto. Ugualmente di cattivo gusto sono le foto dei paesaggi con il primo piano delle proprie gambe. Forse le vacanze è meglio godersele che postarle, no? Questo è un commento veramente bello, giusto, da parte di Castodivo. Qui però non terminano le cose del Galateo molto sbagliate fatte in estate. E concludiamo, o meglio, continuiamo, scusatemi il termine, un'altra cosa importante è ricordare che il vestito da sera è una sua precisa funzione. Non deve essere usato alle feste informali, soprattutto in spiaggia dove non sono ammessi tacchi a spillo, soprattutto per chi già non riesce a camminarci per strada, perché a volte sembra di vedere un po' tipo dei T-Rex camminare in strada, tipo delle ragazzine che camminano con questi tacchi 12-13 e non sanno neanche camminare. Quindi per piacere, fate fare le donne a chi è veramente sposato, voi godetevi l'adolescenza, magari un paio di ballerine a volte fa sempre bene alla vista dell'occhio, ecco. E nel cammin è nel bel mezzo del cammin di nostra vita, quindi alla quinta orrore, a quinto orrore, attenzione qua, i tamarri ne sanno qualcosa, perché dovete sapere che canotte e tatuaggi sono stati il vero incubo dell'estate 2013. L'indumento utilizzato in passato sotto la camicia è diventato un must per la virilità. Un must, ossia inteso come una moda. Sì, diciamo un obbligo in definitiva. Quindi un obbligo assolutamente di cattivo gusto, però peggiorato dall'uso di leggings da uomo e l'esibizione incondizionata di tatuaggi. Diciamo che di questa cosa, soprattutto dei leggings, delle canotte, Oscar ne sa qualcosa. Io non ho né tatuaggi e non uso canotte. Sì, vabbè, diciamo che l'estate sfoggia con molta arroganza questo vestiario alquanto poco virile. Comunque passiamo alla sesta. La cosa bella che vi dico subito è che io ho sbagliato tutte queste cacchio di regole. L'estate non devo uscire proprio, allora per voi. Diciamo, Oscar, non ho canotte, non ho mai avuto un tatuaggio, non sono mai uscito con i sandali, io sbaglio tutto. La sesta invece: l'abbronzatura può essere una piacevole sensazione, ma non deve essere assolutamente un'ossessione. Essere neri come il carbone sicuramente non vi renderà più belli. Diciamo che anche questo modo di essere, soprattutto dell'abbronzatura, che diviene anch'essa un must, deriva soprattutto anche dai calciatori, che nella loro, diciamo,
voglia di parere sempre più belli, sfoggiano questa abbronzatura data da lampade, e quindi la gente, per seguire la moda, diventa nera come il carbone. Sì. Allora parliamo della settima, no? Le conversazioni sono sempre il punto peggiore dell'estate, no? Vi consigliamo per il 2014 di lasciare in valigia le riviste scandalistiche e di portare con voi un buon libro. Non esiste tema peggiore di conversazione che il gossip. Di conversare con il gossip, giusto, perfetto. Quindi qui chi è che ci sta chiamando, Donny? Dimmi. È Francesca che ci chiama, cos'è? Sì, sono ultime news, Francesca... può essere reperibile per quanto riguarda questo numero. Quindi perfetto. Hai chiamato il numero sbagliato. Chiamato, tra l'altro lei mi aveva anche detto, magari chiama al numero quello lì che ti avevo mandato. Vabbè, comunque continuiamo a leggere le notizie di oggi. Concludiamo con l'ottava cosa sbagliata dell'estate, che però purtroppo molti hanno fatto, e che ovvero la tecnologia deve essere utilizzata con parsimonia. Se siete ad una cena o in compagnia, evitate di avere la mano incollata al vostro smartphone o iPad. Cercate di dimenticare per un momento la connessione e godetevi la conversazione. Ugualmente per la macchina fotografica, evitate di fermare continuamente persone per fare foto al vostro innamorato, sotto ad un arco, davanti ad un paesaggio. Forse è meglio godersele e basta. Diciamo che per questo punto potremmo salutare Stefano Aprile, che altro non fa quando esce con noi la sera, soprattutto d'estate, attaccarsi col telefono e non pensare più a nulla. E non pensare più a niente. Perfetto, allora così cosa succede? Che qui in chat comunque sono sempre attivi. Salutiamo anche quelli che sono appena arrivati in studio. Salutiamo tutti, tra l'altro c'è anche il presidente Cristian arrivato, Ciccio sul divano e Jacopo lì con il suo smartphone e il suo bicchiere di vino. Bene, questa conciliazione c'è sempre. Qui non ci fermiamo mai con la musica, anzi continuiamo con le prossime richieste. Questa è fatta da Agata. Si tratta di James Blunt, Heart to Hurt.
Ciao. Bene, I Can Find, ci dice James Blunt, la sua canzone Heart to Heart, questa richiesta di oggi che fanno un po' di compagnia, ecco, ci fanno questa compagnia bellissima, tra l'altro, grazie a voi ancora che ci ascoltate. Tra l'altro ricordiamo la chat di Spreaker, sempre attiva, qui c'è Francesca, ti chiameremo a breve ora. E salutiamo anche Lucia Scarcia che ci dice buonasera a tutti, la salutiamo, tra l'altro salutiamo un po' tutti quelli connessi, c'è anche Lisa Nesci, c'è anche Virna De Bello, c'è anche Angelo che salutiamo, ci sono un po' di persone qui varie che ci stanno ascoltando, tra l'altro anche su Facebook c'è molta gente. Vi ringraziamo ancora una volta per il vostro supporto che ci date, soprattutto perché ci ascoltate, soprattutto perché grazie a voi se facciamo radio. E vi ricordiamo ancora una volta che c'è il nostro sito web dove potete scriverci nella sezione tronco. Palanga il tronco, ecco, lì va, palanga. E niente, sezione tronco dove potete commentare le nostre puntate, dire cosa vi piace e cosa non vi piace. Tra l'altro, se volete venire in radio, c'è sempre un posto disponibile per voi. Siamo un po' come Adriano Celentano, spostati più là e facciamo un posto a tavola, no? Comunque, continuiamo a leggere queste notizie strambine, o no, Donny? Come le vuoi nominare? Strambine, sciocchine, come le nominiamo? Sei bellissimo, Oscar. Queste notizie strambine. No, perché noi tipo avevamo le cazzatuelle, avevamo prima le cazzatelle, poi cazzatuelle. No. Allora, vabbè, continuiamo con queste notizie strambe. Sì, no, ti lascio il dono della parola perché Dio te l'ha dato, allora te lo faccio usare. E visto che me lo lasci, io ti avviso che esiste un maglione che cambia colore a seconda del vostro umore. In questo caso a te come sarebbe stato il colore? È un bel arancione acceso. Ma perché? Perché no? È perché vado molto allegro, mi piace in gergo la situazione, mi piacciono le persone con cui sto in questo momento e mi piace fare la radio. Ok, secondo me in questo momento il colorito della maglia di Palanga, il mio e quello di Raffaele sarebbe stato rosso vino, secondo me, rosso vino. Rosso vino? Sì. Comunque, volete fare sapere a tutti qual è il vostro umore? Il nuovo maglione prodotto da un'azienda di San Francisco è probabilmente quello che fa per voi. Perché Christine Neglinger, è giusto? Neglinger. Neglinger, you designer, non, fondatrice... Aspetta, non è il ghetto. Non è il Bronx, è San Francisco. Lo so, però in un discorso, sì, capito, USA ci sta lo chi yo. Chi ha fondato quel designer? La grandissima Christine Neglinger. Dove leggi? Vabbè. Senti, allora, io ho alcuni problemi con l'inglese. Donato, veramente, varia. Io nel momento vola. In cui ho designer. Incominciato con la radio, ho firmato un contratto che mi esentava, capito, nella pronuncia esatta dei termini inglesi, va bene? Addirittura, quindi sei perseguibile dal punto di vista penale per le stronzate che dici. Che poi c'è un culo della Madonna tutte a lui, Designer, fondatrice di Sensory. Yeah, Sensory spiega che l'idea è nata dal suo interesse per la tecnologia interattiva, argomento a cui aveva dedicato anche la sua tesi di laurea all'università. La maglia prodotta da Sensory, è giusto? Sensory, la tecnologia è simile a quella di molte macchine, della verità. Alle mani vengono applicate degli elettrodi che misurano fattori, qual è la temperatura e l'umidità delle mani. Lo stato d'animo viene così tradotto in colori: verde per la tranquillità, blu per il relax, viola per l'eccitazione, rosso per il nervoso e giallo per l'estasi. Quindi il mio arancione non dovrebbe essere... Non c'è esista, proprio. Sì, dovrebbe essere un nervoso... Un giallo nervoso. Sì, io direi un blu giallo. Misto tra l'estasi e il no, allora l'arancione dovrebbe essere giallo e rosso, per cui dovrebbe essere allo stesso tempo nervoso e allo stesso tempo estasiato. Vespasiano, ragazzi. Vespasiano nervoso. Ma sai cos'è il Vespasiano, Donny? È un urinatoio, il Vespasiano. È quello attaccato al muro che sono sempre in tutti più o meno gli autogrill, ecco. Ah, perché no? Dai. E sai perché Vespasiano? E sai perché Vespasiano?
No, perché? Perché l'ha inventato Giulio Cesare. No, perché è inventato Vespasiano di... Quindi salutiamo il grande Vespasiano. Chi era Vespasiano? Nella tomba. Chi era? Non sai chi era Vespasiano? No, te lo sto chiedendo. Allora, Vespasiano, devi sapere che prima di tutto era... Aspetta, scusami, qui parte anche l'angolo cultura, che sì. Cimen Sound è anche dotato di angolo cultura. Da oggi chiameremo Donato Donny Super Quark. E Donny Quark lui. Allora, il grande Vespasiano era... Ah no, aspetta, facciamola bene allora così. Basta anche la sigla di sottofondo. Allora, il grande Vespasiano era un console romano, ok, che ha per mezzo appunto di Giulio Cesare creato l'urinatoio, nonché secondo voci secondo voci correlate, sappiamo che è il grande Bruno Vespa. It's like old times. They hear me coming through your speakers. You see me mashing up your airways. I know you can't get enough of my sound. It's like old times. They hear me coming through your speakers. You see me clogging up your airways. I know you can't get enough of my sound. There's nothing to hurt, so stop the fight. I'm gonna get it. Daughter's running from me, baby. You're gonna regret it. Vibrations. Hold on.
Queste due richieste mashate, se si può dire, da due Giuseppe. Uno Giuseppe Pernisco, che venne appunto a fare una puntata in cui si presentò e si mise in gioco, e l'altro un mio caro amico in alias Peppone, vorrei dire, con una bella canzone in cui invito tutti quanti ad andare a vedere il video, perché è veramente particolare. Magari allora facciamo, le annunciamo, ecco quali erano. Tipo, la canzone di Peppone era Head, Sleep and Short Repeat. No, questa era l'ultima che abbiamo appena ascoltato. Questa era appunto di Pernisco. Invece quella Gold di Dust. Peppone, Gold Dust di DJ Fresh. Yes. Io dico seconda e ultima possibilità che diamo a Francesca. La andiamo a chiamare, così vediamo che fine vediamo ha fatto, succede, perché ecco, non si è presentata. Domani l'assenza, mi raccomando, Francesca, non te lo ricordare. Cioè, te lo devi ricordare. No, quella era rivolta a me per tutti i filoni. E infatti questa è la cosa bella, capito, che era rivolta a lui. Speriamo stesso. Speriamo che questa, diciamo, puntata non la senta la mamma di Donato, perché ha appena ammesso di aver fatto un sacco di filoni. E quindi Donato, prima che... No, Donato non rischia mai in questo studio, perché tu devi sapere, carissimo Palanga, che il momento giusto per parlare di Donato è sempre quello, capito? Cioè lui parla sempre in un momento in cui la gente non ci ascolta. Ecco, questa è la cosa bella di Donato. Siamo più culo che Casandamente. E più culo che Casandamente. No, più che altro c'ho un tacito accordo con le forze alte dell'ordine del Flemma Family. Perfetto, allora comunque stiamo provando qui a Francesca. Francesca non vuol rispondere, o perlomeno dice chiamata terminata. Non so, è chiamata terminata. Allora io direi di alle 73 minuti, scusate, di puntata, direi di terminare come appunto la chiamata di Francesca. Che mi dici, Oscar? Perfetto, io ti appoggio vivamente questa tua idea, anche perché tra l'altro, vabbè, facciamo scorrere come sottofondo l'ultima richiesta, quella di oggi, che fa parte di nostro carissimo amico Gianluigi, che lavorava con noi al bar. Ha fatto la richiesta oggi Gianluigi Torricelli, che un salutiamo. Un saluto a Gianluigi Torricelli. Gianluigi, che ha sempre lavorato con noi al bar Europa, tra l'altro il ragazzo che ci faceva compagnia con noi. Vabbè, comunque, di Roma, sempre lui. Di Roma, vabbè. Comunque, il ragazzo, ecco, lui ci ha chiesto la fine, per questo noi la mettiamo appunto alla fine della puntata. Salutiamo tutti gli ascoltatori, anche quelli no ospiti oggi, quelli che ci ascolteranno in futuro e quelli un che ci hanno ascoltato. Salutiamo chi vi ricordate più uno che ci sta ascoltando. Salutiamo Tutti quelli che dovremmo salutare, così sì, facciamo tagliamo così che le corna. Ricordiamo tagliamo cosa al toro, Donny? Le corna, le corna, ragazzi, questi neologismi. No, vabbè, comunque... Allora ragazzi, voi dovete sapere che io sono pacifista, ok? Quindi non lo posso uccidere il toro, gli devo solo tagliare le corna. Non posso farci solo niente. Tagliare le corna. Vabbè, comunque ricordiamo Cimen Sound in onda ogni martedì dalle 19 alle 20. Settimana prossima chissà cosa succede, ancora non lo so neanche io. E che facciamo? Salutiamo anche Robby, è qui Casto qui al nostro fianco. Ciao Anu. Buona serata a tutti, ragazzi. Vi lasciamo con Chaos One. Yes. Bye. Questa è la fine. Scendo ste iene festeggeranno, ma il mondo conta più cuore che il carattere. In fondo a chi cazzo importa chi sia l'uomo da battere. Non puoi smettere che l'odio appendo il micro al chiodo, pronto a smettere, vi rendo il podio. E a sto episodio non gli resta che concludersi, ho avuto più di quanto dato, basta illudersi. Puoi stare a gioco senza avere mai abbastanza, ma è inutile rinchiudersi a bere dentro una stanza. Allora a distanza il mondo tutto è ciclico, e la merda che è arrivata finora ve la moltiplico. Sempre in bilico tra torto e patetico, morto ma
vivo su un supporto magnetico ed è aritmetico pure per chi non conta. Nel buio te ne accorgi soltanto se il sole tramonta. E mo confronta il flow, la scena è pronta o no? Cerca un sentiero in cui lasciare la tua impronta. Racconta com'è andata, so che cancelle chiuse pure a doppia mandata. Altro che ingrata, la vita è un alfabeto. Sto verso la Z, percorso completo. Oltre, non proseguo. Oltre, non proseguo. Non proseguo. Hasta luego. Sei sto casino, poi ci nasci. Ci cresci convinto che poi ne esci. Attento che il destino che hai in mano non si rovesce. Quindi se riesci puoi pagare anche i miei debiti. Chiediti se capisci quando ti parlo di meriti. Oppure, oppure lieviti. Per te io non esisto, mo levati dal mettici un altro asterisco. Finisco per farmi solo il sangue amaro. Ero ignaro, ora capisco più del necessario. E poi mi è chiaro perché vuoi bruciare il quadro. Davvero vuoi provare a rubare in casa del ladro? Non sei in grado, zero. Se me ne vado, me ne vado con dignità. E ne vado anche fiero. Ma qual sentiero arriva al punto di partenza? Sarà che per un euro ci si leva la coscienza. Sarà che faccio senza, sarà la concorrenza. Ma qua ho finito il tempo ed esaurito la pazienza. Una coincidenza, ma... No answers too. I can feel the love. Can you feel it too? I can feel it all out. I can feel it all out. You know I said it's true. I can feel it. Everybody get up. Cimedi Radio Web. Cimedi Radio Web. Cimen Sound. Ogni martedì dalle 19 alle 20. Con le voci di Oscar. Oscar. Donato. Francesca. Volevo dirti che siamo in diretta. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night. Cime. Cime di Radio Web, una radio web fatta di cime, 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 cime. Voi mi state sbagliando di sicuramente.